magari i vicini mi odieranno, cioè già sono in sta casa da poco. Si abituano. Si abituano alle cagate. Oh, ciao a tutti ragazzi, come state? Welcome in a new video with the incredibile. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Come fai? Non riesce. Ma sei serio? Come che si fa? La stecca, questo devi lasciarlo mollo. Ok. Devi concentrarti a lasciarlo mollo. Cioè... E devi pensare a... Ma è impossibile, ma dove Lorenzo lo fa di brutto, perché ti parte l'orologio? Ma dove sta vecchio? Dove sbatte? Senti, come funziona? Cioè, dov'è che sbatte? È su questo dito qua. Questo deve essere morbido e deve steccare qui. Faccio un po' un gioco incredibile che utilizza magia vicenda, ragazzi, siamo su magia vicenda. Da Pabuchi! Via. Ma che era? Deve essere tipo la di YouTube. Dai, basta, sei. Entriamo nel mood. Sto pensando se avevo una cosa da dare a Jacopo. Eccola. Non si fa. Non fatelo a casa, non ripetete a casa. Lorenzo, sotto il tavolo. Piazzetti qua comunque, ragazzi. Tosti questi. Ah, però, eh? Con le patatine. Belli proprio questi, cavolo. Io le ho mangiate. Cosa? Le ho mangiate. Ma cioè, oh, assurde. Loro non lo sanno che questa scuola non è che lui ha mangiato le patatine, l'avete capito? Sono uguali, vedi? Sono uguali, sono dato che lui si è mangiato le patatine. Vecchio, basta. Io vado. Io me ne vado, è stato un piacere. Comunque, raga, noi stiamo morendo un po' di freddo, ma no, si sta bene. Si sta bene. Facciamo le coppole. Portiamo una copertina, magari, no? Copriamo. Ok, va bene. Oh, raga, ho una magia per voi a casa. Guardatemi. Tutti che sbadigliano, vero? No, beh, la stiamo trattenendo. L'hai rischiata? Sì, tanto. Veramente? Sì. Mi sono trattenuto. Neuroni specchio, sapevi? Sì. Figata. Neuroni specchio a parte, vi faccio un gioco di magia che usa la vostra immaginazione. Wow. Mi piace. Bella come cosa? Sì. Controlla che non ci sia niente nella scatolina. Metti il dito. Wow! Non ho preso paura, io me l'aspettavo. Oh! Controlla che non ci sia. Controlla. Confermo. Controlla che sia traspa. Era vuota la scatolina. Controlla che sia traspa. Ah, sì, la faccio vedere. Sì, si vede. Si vede, trasparente. È tutto attraverso. Ok, perfetto. Okay. E si lascia qua dentro. Inseriscila tu. Inseriscila un po' tu. È già dentro? No, tieni tu la scatolina. Ok. Anzi, mettila vicino a te. Non voglio più toccarla io. La metto qui, va bene? Si vede? Mm-hmm. Un po' più indietro forse. Qua si vede. Oh, ok. Perfetto, sì. Ora, Jack, mescola le carte. Mescolo. Perché si utilizza la vostra immaginazione. Andremo a... Io ti farò... mi direi stop dove vuoi, ma punto qualunque si può tagliare. E ti ricorderai una carta, mi dici okay. Stop. Dimmi se ti piace. Sì. La faccio vedere. Sì. Ok. E le carte le tieni tu wide. Ok. E proviamo a fare questa cosa. Immaginate di far sparire la carta dal mazzo, quella che avete scelto voi. Cioè, immaginate di farla diventare trasparente. Mm-hmm. Vai. Eccola qua. Posso? Passa a te. Sì, è lei, no? Cioè, è un... che carta era? Te lo diciamo? Sì. Due di cuori. Vede? Quello, chiaramente. È chiaro. È proprio chiaro e limpido. È chiaro. Ok? Trasparente. Se il due di cuori fosse qui, per la nostra immaginazione, ora non sarebbe più nel mazzo di carte. Vai a prendere due di cuori. Vado? Vada. Due di quadri. Vai a prendere due di cuori. C'è? Non c'è. Conta una alla volta, fai vedere le carte di faccia. Aspetta che il due di cuori lo sposti perché è qui. Fai vedere, conta una alla sì, volta. Vai, vedi che non c'è due di cuori? C'è un due di quadri. Vai, veloce. Vedi. Zero, due di cuori, il due di cuori è completamente scomparso. Non c'è, è andato via. Perché questo è proprio frutto della vostra immaginazione, giusto? E se questo fosse possibile, ovvero che i due di cuori, giusto? Cuori. È qui, basta prenderlo così. Mm-hmm. Sto già per uccidere qui. E ciò che prima era trasparente, ora... No way. Potrebbe vedersi... Potrebbe apparire una carta.
Vabbè. Stai male. Esatto, non c'è niente altro. Controllo. La carta trasparente è scomparsa. Ma non c'è verso. Perché si è trasformata nel lui. No. Ta-da-da. Senza parola. Olè. Figo, no? Nobile colpisce ancora. Nobile colpisce ancora. Grande nobile. Complimenti. Ma non c'è bello. Cioè, molto bello. No, carino, non ci stava. Sì, sì. Va al di là della telecamera, no? No, no, figa l'idea. Sbaglia, capisco. Che vi faccio un gioco di magia. Oh, di prestigio. Un gioco di prestigio. Di prestidirci di mille. Proviamo? Vada. Allora, però per questo gioco devo settare il mazzo. Ma devi settare che cacchio? È un gioco con un mazzo settato. Ah, ok. Mescola. Vabbè. No, dai, sul serio, mescola. Ok. Vai, unisci. Faccio vedere che sono mescolate. Mescola. Olè. Soddisfatto così? E rimborsato. Sono mescolate o non sono mescolate? È vero o no? Sì, sono mescolate. Ok, fai una cosa. Prendi e fai due mazzetti da 10 mazzi. Così? Sì. 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giusto? Sì. 10 e 10? Sì, 10 e 10. Adesso a te la scelta. Importantissima. Sì. Destra o sinistra? Quale mazzetto vuoi? Destra. Sei sicuro? Sì, vai. Sicuro? Vai. Lo vuoi tenere o lo vuoi eliminare? Hai dice tenere, quindi io lo elimino. Lo elimino? Sì. Vabbè, giusto. Ti lascio qui. Che non siamo d'accordo. Quindi, tutte carte diverse. Ti torna che hai mescolato il mazzo. Ho mescolato le carte, giusto? Quindi non puoi sapere che carte ci sono qui. Assolutamente no. Non puoi sapere quantomeno l'ordine delle carte. Non posso sapere niente. Bene. Prendi le carte e mettile sotto, tieni le mani sotto il tavolino. Fatto. Ok. Esattamente in questo punto qui però. Sì, ci in sono. Questo punto. Ci sono, che figata sotto il tavolino, mi piace. Sì, qui. Vabbè. La prima rossa. Gira. Ok, lasciala lì. Riprovo. Che cacchio? La seconda nera. Aspetta, anche la terza nera. Gira. Okay. Sta malissimo. Figo. La quarta. Guarda come finge anche. No. È veramente è difficile. Rossa. Se lo dovessi non sto dire. Scherzando. Ma Yak, fai schifo. Nera. No. Blu. Questa è più difficile. Perché? Rossa. No parole. Tre nere. Secondo me sono dovrebbero essere tre nere. Quante carte rimangono? Una. Proviamo. Rossa. Fermo. Però. Voglio fare di più. Di quadri. 9 di quadri. Bellissimo. Hai mescolato te? Mescolato io. Infatti era setappato, l'ho mescolato. Figo? Bello questo, piaciuto, di brutto. Figo. Bello. Tocca a te, Hyde. Faccio qualcosa anch'io? Faccia qualcosa lei. Dai, di qualcuno questo? Sì, è mio. Posso usarlo? Prego. Vado. Allora, cosa possiamo fare? Semplice. Sì. Semplicemente mi dovrai dire stop quando vuoi. Ah, questa è la cosa che devo le fare. Carte. Ok. E dici stop. Più classico di così possibile. Ok. Mi scorro così e tu mi dici stop. Fatto. Sei pronto? E partenza. Sei pronto? Carichissimo. Vai. Stop. Qui? Sì. Sicuro? Al 100%. Prendi pure la carta. Guardala, ricordatela, falla vedere anche loro. Non è male. Bella, ci piace. La cosa bella è che puoi metterla dove vuoi. Quindi sei sicuro che non possa sapere nulla di quella carta. Fatto. Vai. Mischia il mazzo. Il mazzo era tuo, vero? Cioè non ho... Sì, era mio, non rompere. Cioè mai. Mischia ancora. Non voglio proprio avere riferimenti. Hyde. Stai guardando la telecamera? No, giuro. Yak, taglia. Completa. Mi giro. Grazie. Mi giro. No, quindi tu ora è una carta, tu hai una carta, loro hanno una carta. Una carta che, di cui non posso conoscere nulla. No. Per niente. E poi l'avete... dispersa in mezzo al mazzo, cioè anche se io andassi a vedere così il mazzo e tutto, non riuscirei a trovare la vostra carta. No way. Sai qual è la cosa bella però? Che se adesso tu tagli un po' più di metà mazzo, taglia un po' più di metà mazzo. Così circa. Mm-hmm. Gira la prima carta. Quella è la tua carta? No. Ci assomiglia la tua carta? Zero. Zero.
Quindi un suggerimento che ci dà questa carta è che la tua è diversissima da questa. Completamente. Quindi probabilmente è rossa. Giusto. E probabilmente non è neanche un numero così alto. No. Però esatto. Non darmi troppi suggerimenti. Ok. Taglia ancora questo mazzo, un po' più di metà. E gira la prima carta. Questa carta molto probabilmente si avvicina di più alla tua, però. Sì, si avvicina di più. Quindi la prima carta ci ha detto cosa la tua carta non è. Questa invece ci sta già dicendo qualcosa di più. Ok. Giusto? Mi piace. Infatti la carta è rossa. Giusto. La carta è più o meno attorno a questo numero. Giusto. Però fa paura. La carta è di quadri o di cuori? È di cuori. È di cuori. Quindi una carta non alta, non nera, rossa. Non di quadri, ma di cuori. Quasi esatto. Simile al 7. Esatto. Per la prima volta, qual era la vostra carta? Il 6 di cuori. Il 6 di cuori. Confermo. No. No. No! Bravo, Ali. E hai un bravo ragazzo. Cavolo, bello questo. Sì. Busta? Ait, vieni a pescare con noi. Ci manca il verme. Ci siete? Sì. Ci sei? Sì, ci sono. Ci siamo. Vi faccio un gioco fighissimo, sì. Che mi piace un casino, e che non faccio tra l'altro da una vita. Ok. Come prima cosa, Ait, ti chiedo di pensare una cimice. Dove? Pensare a una cimice. Aspetta che la tolgo. Scegli una cimice. Ait, pensa ad un numero tra l'1, non andare oltre il 20. Quello che vuoi. Ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Ora, dalla cima, senza farmi vedere, prendi tante carte. Vabbè, addio, così le sento. Oppure alza a caso quanto vuoi. Ok, quindi. Ok, cioè, così rendiamo tutto il più casuale possibile. Però meno di 20 se riesci. Sì. Ok? Ci sono. Sì. Metti le carte dietro la schiena. Ok. Mm-hmm. Conta sì. Quante sono, ma non dirmi niente. Ok? E le mescoli. Io guardo sopra almeno non si sente. Esatto, esatto. Parte, però, e le mescoli. Ho preso il numero che avevo pensato. No. Credibile. No, veramente? Sì. Sei serio? Sì, ok, perfetto. Mescola. E ricordati questo numero. Sì. Ok? E dillo a Yak con le mani. Io faccio così. Se sono... Se ok. Sono. Oddio. Oh, Lorenz sotto il tavolo, Fatto? Yak, sì. Sai il numero? Sì. Perfetto. Ora, credo che sia meno di 20. Sì. E quindi sì, vado a prendere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carte. Sì, sicuro. Prendere 20 carte. Mezzo. Ora, io vi passo le carte così, 1, 2, ok? E voi vi ricordate la carta che corrisponde al vostro numero. Sì. Per esempio, se è la terza, vi ricordate la numero 3. Sì. Ma sì, penso sì, sia sì. Più di 3, giusto? È più di 3. Che 4, 5, 6, 7, io non guardo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 16, 17, 18, 19, 20, finite. Sì, sì, sì. Vi ricordate la carta? Sì, sì. Vi ricordate la carta? Giuro. 100%? 100%. Perfetto. Allora, io mescolo queste carte qua. E taglio... Oddio, potrei tagliare circa metà. Taglio circa metà, più o meno, potrebbe essere qua. Ok? Ditemi se tra le carte di faccia... Mm-hmm. Mm-hmm. C'è la vostra carta. Per me davanti. Cioè, ditemi comodo. Se tra le carte di faccia c'è la vostra carta. Io direi di sì. C'è? C'è. Confermo. Perfetto. Quindi confermate che la vostra carta non è nelle carte dietro. Io. No, assolutamente perfetto. No. Perfetto. Queste le scartiamo. Fate attenzione, io mescolo queste carte. Rimescolo. Perfetto. E tolgo una carta. Che carta era la vostra? 3 di quadri. 3 di quadri. What? 3 di quadri scompare. Non c'è. No, ho visto. Interessante. Perché è qui? Guarda che cosa curiosa. Tu hai sempre tenuto in mano quelle carte lì, vero? Sì. No. Girale di faccia. Così? Sì. Scorri. E guarda, esattamente, è passato il 3 di quadri. Figata! Figo, questo? Bello! Figata, eh?
Allucinante. Ok, tanta roba. Avete un altro gioco da farci o... Ma no, Dio, abbiamo finito, no? Ah sì, sto curando. Ragazzi, spero che questo video non l'abbiate visto, sinceramente. No, l'avete stoppato. Fate, seguite Yak e Aed per i loro profili in descrizione o le loro... Boh, insomma. Sì, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Alla prossima. Lasciate un commento qua. Sai cosa per la chiusura di video? Dovresti fare uno sprint al contrario. Uno sprint al contrario? Lo facciamo subito.